lui è un grosso nome della NBA, quasi 250 presenze. Con quale spirito viene ad Avellino, e se conosce qualcuno dell'attuale degli attuali giocatori del roster di Avellino, tipo Thomas, che ha giocato per lui in NBA? Ha fatto game in NBA, voltaggio spirit in Avellino, quindi io cammino in Avellino. Un po' qual è il suo ruolo vero? Come i microfoni. Allora, sì, dopo quando parlo, what are your spirit here in Avellino? What kind of spirit do you come in Avellino? And do you know spirit? Yes, and do you know your teammates in Avellino? Yes, my spirit is pretty well. I think it would be a very competitive team. I'm getting to know my teammates the first couple of days of practice, and so far it has been well, and we have to continue to build on where we started now and take it into the season. No, il mio spirito è molto buono, ecco qua, con l'idea di competere, di giocare per la squadra, di vincere, ovviamente. Ho visto, ho conosciuto, alcuni li conoscevo, alcuni compagni tipo Will Thomas, ma gli altri li ho conosciuti qui. Ieri ho primo allenamento, anche allenamento questa mattina, e dopo questi primi due allenamenti ho visto che siamo un'ottima squadra, molto forte, molto competitiva. What are your rule on the court? My rule? Yes, number three, number four. Three. I'm naturally a small forward, but I can play the power forward position as well. Sono nasco naturalmente come ala piccola, però sicuramente posso giocare anche il ruolo di ala forte. Io volevo chiedere a Jarvis, al netto insomma di tutta quella che è stata la sua carriera, gli infortuni che ha subito, qual è la sua condizione fisica attuale? Nel senso, in estate è stato impegnato nelle Filippine, insomma, con la nazionale del Qatar. Ha avuto insomma dei numeri discreti. La sua condizione attuale fisica qual è? After the summer in with Qatar national team. Mm-hmm. Now what are your condition, your shape at now? It's pretty good. It's pretty good. The Asian Championships ended in the middle of August, so I went home back to Atlanta, and I continued to train. So as far as game shape, I think I'm in pretty good game shape. Training in Atlanta is different from training with an actual team, so I'm ready to go. Sì, sono abbastanza bene, sto abbastanza bene. Dopo i campionati asiatici sono finiti a metà agosto, dopodiché sono andato ad Atlanta e ho lavorato da solo. Sicuramente lavorare da solo rispetto a lavorare insieme a una squadra è diverso, però sicuramente mi ha aiutato e comunque penso di essere in una buona condizione. Altre domande? Cosa l'ha convinto ad accettare la faccia di Avellino? Why do you accept this offer? Why? Did you accept Avellino like team? For one, I love to play the game of basketball, and I had a lot of offers that I could have chosen, and I chose this one because I felt like it gave me the best opportunity to win. Prima cosa perché mi piace il basket, ma soprattutto ho scelto tra le tante offerte che avevo questa qua perché penso mi dia maggiormente l'opportunità di vincere. Ti sei fatto un'idea del campionato italiano o già arrivato con la gente? What are your idea about the Italian Championship? Do you study? Do you have followed the Italian Championship in the past years? Yeah, I don't have full knowledge, but I know that upon signing here, that qualifying for the top 8 in the middle of the season was a very big goal, and hopefully we can achieve that. Non ho una conoscenza più approfondita, però sicuramente so che qualificarsi per la post-season è un obiettivo molto duro da raggiungere, che noi però dovremmo assolutamente raggiungere. Lui proviene da una classe di draft che è stata forse la più famosa negli ultimi 30 anni. Cosa delle oltre 400 partite che ha fatto in NBA, cosa porterà in questo campionato, il prossimo campionato? Lui was drafted in 2003, one of the most famous class in the last year. Mm-hmm. After 400 game in NBA, what you can bring to this team? Definitely experience. My experience with playing the game of basketball, I think, will lend this team a tremendous help, and my versatility on the court. Sicuramente esperienza, perché c'è bisogno comunque di averla, di portarla a questa squadra, e la mia versatilità sul campo. Ultima cosa, so che lui
oggi come oggi non è l'unico, diciamo, giocatore che ha un gemello nella scannone, perché ci sta pure Ivan, che è un altro gemello. Volevo sapere, siccome so che lui è molto legato al suo fratello, volevo sapere, insomma, se erano sentiti, cosa ne pensava suo fratello della sua esperienza, visto che è un tecnico, cioè un allenatore. You have a twin, mm-hmm. and that is a coach. Yes. Do you know that Ivan also has a twin? Do you? Ah, yes, I don't know. And you have spoken with your twin about this experience. Yes. You have, what did he say to you? He thought it was amazing. You know, the game of basketball is a child's game, and you know, for me to be as old as I am, being able to play a game that I love, I think it's a blessing. So, you know, everybody is happy for me, and I'm just glad to be here. No, è stato molto contento di questa mia scelta, di questa mia opportunità. D'altronde avere comunque una persona che ne capisce di pallacanestro è una benedizione per me, cioè avere un'altra persona che come me gioca allena ad alto livello è una benedizione, e tutti quanti sono stati molto contenti di questa mia scelta e di questa mia opportunità. This yesterday we had fans in the stands, so that's the first experience for me coming to practice and the stadium be full of fans, so I definitely feel the energy and hopefully we can play very very well for them this year. Sicuramente sento molto molta energia positiva intorno alla squadra, e l'ho capito subito ieri, visto che il mio primo allenamento c'era la palestra per l'allenamento, che c'era comunque un po' di gente a vedermi. È una cosa importante questa, avere tanta passione attorno a noi, e dobbiamo essere in grado di supportarla e di farli rendere ancora più appassionati.